Un tavolo di monitoraggio sulla crisi del comparto saccarifero è quanto chiedono i lavoratori del nuovo zuccherificio del Molise al Ministero delle Politiche Agricole. La coalizione civica del comune di Campobasso guarda al piano casa ed incalza la maggioranza, settore urbanistico paralizzato, segno di grave incapacità. La Corte dei Conti si sofferma sulle scelte dell'ASREM circa l'assegnazione di alcuni incarichi, sulla questione interviene il Movimento del Guerriero Sannita. Risorse regionali per accompagnare al credito e ad agevolare le imprese, 32 milioni di euro per progetti ed iniziative, dando respiro al territorio. Buon pomeriggio gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca, il nostro telegiornale. Una minorenne è stata costretta a rapporti sessuali dopo aver assunto ecstasy. Nei guai un 49enne finito in carcere e una persona più anziana finita agli arresti domiciliari. I dettagli in questo contributo. Due gli arresti effettuati dai carabinieri di Casa Calenda, Lucito e Larino. Nei guai sono finiti un 49enne per spaccio di stupefacenti ed un 75enne per aver concorso nel medesimo spaccio e per aver dato luogo a violenza sessuale. Il primo trasferito dai militari in carcere, il secondo ai domiciliari. Le indagini hanno preso il via a Casa Calenda i primi di marzo, quando una minorenne è finita in un ospedale per intossicazione farmacologica. La ragazza, sottoposta ad urgente terapia, aveva ingerito numerose pastiglie anfetaminiche, verosimilmente con l'intento di porre fine alla propria vita. Così, dopo aver ascoltato la giovane, gli investigatori hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari e rinvenuto una modica quantità di ecstasy. Sullo sfondo però uno scenario ancor più preoccupante. La minorenne era ospite nell'abitazione del 75enne, il quale, approfittando in più di un'occasione delle assunzioni di stupefacenti della stessa, l'aveva costretta a rapporti sessuali, anche minacciandola. Gli ulteriori approfondimenti poi hanno consentito anche di scoprire quale fosse il canale di approvvigionamento dello stupefacente, ossia l'uomo 49enne. Ottenuto il completo quadro indiziario, dopo aver assicurato la giovane ad apposita struttura d'accoglienza, l'autorità giudiziaria competente ha emesso il provvedimento restrittivo nei confronti dei due uomini. Oggi pomeriggio è prevista l'autopsia sul corpo del trentenne tunisino Safedin Shaffar, deceduto il 7 aprile scorso dopo circa 8 anni di coma per le percosse ricevute all'uscita di un bar a Guglionesi, pugni alla testa che ne hanno pregiudicato da subito lo stato cerebrale e fisico del giovane immigrato. Cambiamo argomento, un presidio a Roma per chiedere al Ministero delle Politiche Agricole la costituzione di un tavolo di monitoraggio sulla crisi del settore saccarifero e l'attenzione per un futuro lavorativo che sembra minacciato dalla scomparsa della produzione. Dai presidi davanti il Consiglio regionale a quelli presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Così si muovono ormai, e non volendo chiudersi nella rassegnazione, i lavoratori del nuovo zuccherificio del Molise. L'ultimo presidio romano è stato convocato in seguito alle richieste di parte sindacale CGL, CISL e UIL di costituire presso il Ministero un tavolo di monitoraggio sulla crisi del settore saccarifero. Il tutto in un periodo difficile, dove da mesi i lavoratori chiedono alla direzione aziendale, alla Regione Molise, proprietaria del 100% delle quote dell'azienda, la giusta chiarezza e le certezze sulla programmazione della campagna saccarifera 2015. Cercano le organizzazioni sindacali di scongiurare la scomparsa della filiera bieticola saccarifera al centro-sud, dopo ben 44 anni di continuità produttiva. Il blocco della filiera avrebbe soltanto, infatti, il significato di mettere a rischio i posti di lavoro degli operai fissi e stagionali coinvolti nella campagna, ma anche gli oltre 1500 bieticoltori molisani e delle regioni limitrofe. Durante il presidio una delegazione comunque è stata ricevuta dal dirigente Luca Bianchi, che ha assicurato tutti su una prossima convocazione prevista per la mattina del 14 maggio al Ministero. Naturalmente i lavoratori si aspettano già il 14 una qualche soluzione, magari partendo dalla realizzazione delle condizioni necessarie a che ci siano certezze sulle semine, sulla moda di lavoro necessaria per la campagna 2015 e sul futuro dello stabilimento.
Dopo 3 settimane di arresti domiciliari torna libero il ginecologo Saverio Flocco, ma per i giudici non potrà far ritorno in servizio all'ospedale San Timoteo di Termoli. Secondo le accuse, il professionista ha eseguito negli ultimi 3 mesi nella struttura ospedaliera pubblica 118 visite in nero, senza ricevute e prenotazioni, intascando per intero le somme dovute, senza versare la metà di quanto percepito all'azienda sanitaria. Il medico, sospeso in via cautelativa dalla stessa ASREM, dovrà difendersi dalle accuse di truffa, peculato e corruzione. Politica, grave incapacità e settore urbanistico paralizzato. Coalizione Civica al Comune di Campobasso mette in evidenza la criticità dell'operato dell'amministrazione di Palazzo San Giorgio. Gravi e pesanti ripercussioni sul territorio comunale, non solo di carattere politico ma anche economico, occupazionale e sociale. La coalizione civica di Palazzo San Giorgio punta il dito contro le incapacità dell'amministrazione di Campobasso e quindi della maggioranza, che da circa un anno paralizzerebbero il settore urbanistica. In particolare attenzione rivolta alla nuova legge Piano Casa, che per la coalizione apre un'importante finestra per i comuni al fine di rilanciare il settore dell'edilizia, mettendo in piedi delle varianti di piani intese come riqualificazione urbana. Noi chiediamo che tutto il comparto dedicato all'urbanistica, quindi parte dalla commissione, passando per l'assessore e quindi anche per alcuni consiglieri delegati, debba assolutamente vedere una rivisitazione e una rivalutazione. Ormai abbiamo assistito alla quarta delibera che è stata ritirata, qualcuna è stata emendata in consiglio comunale, però purtroppo ogni volta si va sempre sullo stesso tema, ovvero delibere che arrivano in maniera incompleta, delibere errate, delibere che non hanno nulla di programmatico, ma soprattutto che non hanno ripercussioni se non negative sul nostro territorio e sul nostro comparto edilizio, economico e sociale. Oggi si apre una finestra importante per il Comune di Campobasso, che è quella del Piano Casa. Contrariamente a quello che è stato detto già in commissione, che il Piano Casa va a esautorare completamente il potere del Consiglio, accade l'esatto contrario, cioè il Piano Casa per la prima volta apre al recupero urbano, non inteso soltanto come fabbricati ma addirittura come riqualificazione urbana più in generale. È vero che la Regione dà un tempo massimo di 120 giorni, dei quali purtroppo, ahimè, 20 già sono trascorsi perché si parte a far data dal 17 aprile scorso. Se la struttura urbanistica, lo ripeto, intesa sia come commissione consiliare sia come assessorato, non è in grado di poter gestire questo processo, allora è bene che si vada subito a un rimpasto di giunta, che si vada subito a un rimpasto delle commissioni. Campobasso non può perdere questa occasione, perché si rischia di essere commissariati o peggio ancora, appunto, di rimanere fermi al palo per l'ennesima volta. Questo è il grave dramma. Noi siamo stati comandati dai nostri cittadini per governare questa città e questo territorio, sia nel ruolo di maggioranza che nel ruolo di opposizione. Noi come opposizione vogliamo governare questa città, non vogliamo commissari, non vogliamo che la Regione prenda il nostro posto. È pur vero però che la struttura comunale, oggi capitanata dalla Giunta Battista e dal Governo Battista, non può fare quello che sta facendo, cioè restare ferma. Noi contiamo, appunto, con questa conferenza stampa non solo di denunciare il pregresso, che è un fatto politico grave e di grave sfiducia nei confronti dell'assessore. Avete assistito tutti alle delibere che puntualmente vengono ritirate prima ancora che per pregiudiziali poste dalla opposizione, addirittura con pregiudiziali poste dalla maggioranza. I comuni di Gambatese e Tufara hanno aderito alla manifestazione Festa dell'Europa. Il programma della giornata di domani prevede seminari informativi, momenti culturali, artistici e musicali rivolti agli studenti delle scuole medie delle due comunità. Il presidente del Guerriero Sannita Giovanni Muccio commenta la delibera della Corte dei Conti, che considera fuori norma le proroghe e gli incarichi espletati dall'ASREM nel 2014 per una spesa di oltre 1.400.000 euro.
Giovanni Muccio, presidente del Movimento del Guerriero Sannita, entra in merito commentandola alla delibera numero 71 del 27 aprile 2015 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Molise, che ha, nell'ambito della sua natura di organo di garanzia della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza, di fatto mosso pesanti sottolineature circa la scelta dell'ASREM di assegnare alcuni incarichi lavorativi contravvenendo alle regole senza il previo esperimento di procedure selettive, incarichi che riguardano numerosissime proroghe e centinaia di co-co-co per una spesa di 1.400.000 euro, oltre ad altri fondi non quantificabili perché la stessa ASREM non li ha precisati. Una azione che appare sicuramente anomala, fuori dagli obblighi espressamente previsti dalle leggi e normative vigenti, tra l'altro fortemente criticabile perché espletata in un comparto come quello sanitario che rischia grosso tra debiti accumulati, commissariamenti vari, costi incredibili per i cittadini e problemi seri in relazione alle tutele della salute sull'intero territorio regionale. La circostanza spinge Giovanni Muccio ad affermare con forza e limpidezza che davvero nulla è mutato rispetto alla politica precedente. Il cambiamento tanto auspicato dal Molise di tutti ha rappresentato e rappresenta solo il Molise di pochi. Una critica feroce che viene da un movimento come questo del Guerriero Sannita, parte integrante della coalizione di centrosinistra che ha portato alla vittoria l'attuale presidente. Naturalmente Muccio, firmando a suo tempo il programma elettorale del presidente Frattura, ha accettato il percorso di verifica politica dei punti da realizzare, ma ormai da tempo sembra porsi in una significativa distanza perché, a suo dire, tante, troppe sono state le promesse fatte dal governatore e spesso non mantenute, ragion per cui il movimento del Guerriero Sannita non si aspetta nulla di positivo. Detto da un amico di coalizione, ci sembra davvero un concetto molto forte che non nobilita affatto le persone che governano il Molise, anzi le mostra piccole piccole ed interessate soltanto dai propri personali interessi. Questa sera a partire dalle ore 23 verrà effettuato il primo trattamento di disinfestazione a Termoli. Si parte dalle frazioni per giungere al centro cittadino. È stato richiesto ai residenti di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, di lasciare libere dalle auto le aree interessate e di tenere riparati gli animali domestici. Accompagnamento al credito e agevolazioni alle imprese per investire in Molise. Ci sono risorse regionali per almeno 32 milioni di euro. Tra le proposte fattibili il progetto industriale per costruire il nuovo distretto della moda dalle ceneri della ex ITR. Per noi Michele D'Alessio. Assessore Scarabeo, le attese sono tante, ci sono molti ex dipendenti ITR a questa riunione, noi abbiamo parlato anche con altri interlocutori, si aspettano molto, molto ancora dalla politica, dall'assessorato, da lei. È chiaro che noi stiamo sempre più spingendo su quel documento programmatico che abbiamo approvato nel settembre del 2014 in giunta regionale con la denominazione del Molise che riparte, una maggiore attenzione, migliore attenzione rispetto a quelle che possono essere le aziende che hanno appunto la volontà e la velleità di investire all'interno dei nostri confini regionali, investire per creare valore di produzione ma soprattutto occupazione. E qui c'è l'accompagnamento al credito con un fondo di garanzia pari a 32 milioni di euro disponibile a sportello a qualsiasi impresa molisana, 8 milioni di euro che scadranno il 21 attraverso un accesso a mezzo PEC, quindi posta elettronica certificata, a misure di accompagnamento e di incentivazione anche per imprese in versione start-up, innovative, imprese già esistenti, la possibilità di poter sostenere imprese nel la internazionalizzazione ma anche nella formazione di società cooperativistiche e in più un transfer cover, il termine anglosassone che va a definire la copertura del rischio dell'imprenditore e della banca, dove noi mettiamo in campo 5 milioni di euro che diventeranno 50 milioni di euro, tutto questo escluso il riconoscimento di area di crisi. Quindi credo che la nostra regione sia importante in questo momento, non appetibile ma di più iperappetibile per quegli imprenditori
imprenditori che hanno intenzione appunto di creare occupazione e valore di produzione all'interno dei nostri confini regionali. Andiamo agli ex dipendenti ITR, quelli del tessile, che cosa si sente di dire loro? Ma guardi, immaginare un ITR così come era qualche anno fa, di 500-600 unità, oggi è impossibile. Iniziamo ad avere delle proposte, una IKF che sta dialogando con il Tribunale di Isernia e di Milano, già avuto il nulla osta da parte del CDA, quindi un elemento abbastanza importante per poter subentrare al piano concordatario della ex OTI, abbiamo la Missardi, abbiamo altre proposte. Queste proposte noi stiamo cercando di accompagnarle, di motivarle, facendo il procacciatore di imprese per la nostra regione, augurandomi che in tempi abbastanza stretti si iniziano a vedere i primi risultati. Cerimonia di inaugurazione del Museo dell'Arte Contadina domani pomeriggio in via Pepe a Lucito. L'iniziativa nasce dalla volontà di diffondere la scoperta, la conoscenza e la salvaguardia degli attrezzi agricoli del passato. Il museo è entrato a far parte dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Musei, un vanto per il Molise in quanto permette di inserire lo stesso in una rete di turismo a livello nazionale ed internazionale. Università e amministrazioni locali torneranno ad incontrarsi domani per aggiornarsi sul Parco delle Morge. 10 comuni ricadenti tra i fiumi Trigno e Biferno che hanno aderito alla iniziativa di carattere turistico, sportivo e storico. Il comune di Salcito ha intanto deliberato l'apertura di un museo paleolitico, ma sentiamo le ultime novità sul progetto dallo studioso Roberto Colella. Parco già esiste, nel senso che già 10 comuni hanno deliberato e il prossimo passaggio sarà quello di una, cioè la proposta di legge regionale già c'è e tra l'altro lunedì ci dovrebbe essere una conferenza stampa. Intanto proprio sabato ci ritroviamo con i 10 sindaci, il senatore Ruta e anche il rettore dell'università per fare un po' il punto, per vedere anche i prossimi passaggi. Insomma, stiamo lavorando anche alla realizzazione di una cartellonistica, di un sito internet, quindi tutti i passaggi fondamentali, ma soprattutto anche adesso, una volta che l'aspetto burocratico è stato concluso, bisogna procedere nell'attuare tutto ciò che insomma è stato anche ben descritto. C'è la volontà forte da parte dei sindaci e soprattutto anche di alcune cooperative di giovani che vogliono collaborare, anche perché insomma è da fare tanto e c'è, ripeto, la disponibilità delle amministrazioni. Stiamo per inaugurare un laboratorio paleontologico all'aperto alla Morgia Pietravalle, Sarcito ci ha offerto dei locali per la realizzazione di un primo museo paleontologico, insomma le attività sono tante, compreso un pacchetto turistico che comprenda l'itinerario del Parco delle Morge. Il lavoro finalizzato alla istituzione del Parco regionale delle Morge proseguirà domani pomeriggio a Trivento alla presenza dei sindaci che hanno aderito alla proposta culturale e ai vertici dell'Ateneo Molisano, quest'ultimo partner dell'idea progettuale per la scoperta delle bellezze paleontologiche del territorio. Impegnato da molti anni in movimenti pacifisti, padre Alex Zanotelli, missionario trentino, è tornato in Molise per puntare il dito sulle disuguaglianze sociali nel mondo e il potere economico in mano ad appena l'1% della popolazione mondiale. Ascoltiamolo in queste dichiarazioni. Noi viviamo dentro un sistema, io lo chiamo o sistema, che non è solo la Camorra, è proprio questo sistema economico finanziario, più finanziario che economico, che permette a pochi di aver tutto. Uso soltanto la statistica di Oxfam, organizzazione inglese, che dice che con il 2016, l'anno prossimo, l'1% della popolazione mondiale avrà più del 99% della popolazione mondiale, e Oxfam dice anche che i 92 uomini più ricchi al mondo oggi hanno l'equivalente di 3 miliardi e mezzo di persone più povere, cioè è questo squilibrio incredibile che crea poi
sì, gli immigrati, gente che scappa da tutte le parti, ne vedremo ancora di più con il surriscaldamento, poi milioni di persone che dovranno fuggire da determinate nazioni perché con il surriscaldamento non ci puoi più vivere. Quindi è proprio questo mondo squilibrato che porta a questo, e per di più poi le guerre. È assurdo che noi, cioè questo 1% può continuare a papparsi tutto, il 20% del mondo, noi diciamo, può continuare a papparsi tutto, il 90% dei beni, perché è protetto da armi potentissime. La Croce Rossa ricorda oggi ufficialmente lo svizzero Henri Dunant, padre fondatore del Movimento Internazionale, cerimonia commemorativa alle 18.30 nella cattedrale di Campobasso. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Cielo ampiamente soleggiato nella prima parte di oggi sul Molise, dal pomeriggio aumento della nuvolosità, temperature alte comprese tra i 16 gradi di Campobasso fino alla massima di 26 su Termoli, ventilazione meridionale, calmo il mare Adriatico, domattina cielo variabile sulla regione, i venti ruoteranno da nord, valori climatici in leggera discesa. Nella pallavolo femminile l'Isernia è ad un passo dalla promozione in Serie B1. Il sestetto di Francesco Montemurro sarà la volta di Napoli domani alle ore 18 contro il centro Ester. Le molisane hanno 2 punti di vantaggio sull'altra formazione partenopea, la Megaride, impegnata in trasferta a Cerignola. Con un successo a Napoli le isernine potranno brindare alla vittoria del campionato. Calcio, il derby Termoli Campobasso all'ultima giornata al Cannarsa elettrizza le 2 tifoserie. Sulle gradinate si prevede il tutto esaurito. A Ruba i 117 biglietti per la tifoseria rosso-blu tagliandi terminati nella giornata di oggi. La cornice di pubblico sarà sicuramente all'altezza di uno spettacolo sportivo per un derby che da alcuni anni manca in riva all'Adriatico. La seconda prova del Gran Prix Olimpico di nuoto nella vasca di San Giuliano di Puglia, riservato alle categorie esordienti, ha portato buone notizie in casa della Idrosport. La società è tornata dalle gare con 6 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Tra gli esordienti A, la parte del leone l'ha fatta Fiorella Colanzi, che ha centrato un doppio oro. La nuotatrice termolese è arrivata vittoriosa sia nei 200 stile libero e sia nei 200 misti. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie e a risentirci alle edizioni di questa sera.